Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi volevo un attimo fare chiarezza un pochettino sulle finali mondiali di Clash Royale, che daranno vita a dei match eccezionali a Londra il 3 dicembre. Quindi mancano veramente pochissimi giorni, ragazzi, per andare a vedere veramente i 16 campioni del mondo, perché possiamo già chiamarli tutti e 16 come appellativo campioni, perché dovete sapere, ragazzi, che ci sono state le selezioni che hanno raggruppato 28 milioni di giocatori in tutto il mondo di Clash Royale e dalle quali sono stati estrapolati solamente 16, che andranno a giocare appunto a Londra fra qualche giorno. E ci sarà ovviamente una diretta su YouTube, sia nel canale ufficiale di Clash Royale in inglese ovviamente, sia sul nostro canale ovviamente in italiano. Si comincerà dalle ore 11 del mattino di domenica. Tra l'altro, ragazzi, non so se voi lo sapete, ma le gare sono strutturate, cioè è messo ad albero, quindi si parte appunto con gli ottavi di finale. Sono in 16, dovrebbero essere gli ottavi, io non me lo ricordo come si dice in questi termini tecnici, e si andrà praticamente a giocare ovviamente uno contro uno al meglio di delle tre, o meglio chi arriva primo a tre. Questo lo abbiamo già visto nelle partite del campionato europeo che è stato fatto il mese scorso a Parigi, quello che ha vinto Surgical Goblin. Vi ricordo le 6 ore di live che abbiamo passato insieme. Adesso, ragazzi, la modalità è sempre quella, sembrerebbe sia sempre quella, quindi il primo che arriva a 3 vittorie passa il turno, eliminazione diretta ovviamente, e dovrebbe esserci la possibilità per il perdente di cambiare deck, mentre il vincente credo debba tenere sempre lo stesso mazzo finché ovviamente non perde una partita. Tra l'altro, ragazzi, c'è una roba sugosa da sapere. Lo sapete qual è il primo premio? Non lo sapete? Non vi ho sentito? Ragazzi, il primo si porta a casa $150,000. Ragazzi, una cifra esorbitante se pensiamo che tutto è generato da un videogioco per cellulare. Incredibile, ragazzi. Ci sarà un'arena meravigliosa, piena di gente, colori, luci, scenari, sicuramente un evento imperdibile. Infatti Supercell ha preparato tantissime pubblicità in giro per il mondo, sui tram, in televisione, per radio. Ovviamente noi in Italia siamo sempre lasciati per ultimi, dove vanno appunto, andate a vedere anche su YouTube i video dedicati, molto divertente quello che hanno fatto ufficiale per la Crown Championship di Londra. E volevo, ragazzi, farvi vedere appunto, visto che stiamo parlando, eccolo qua il tabellone. Voglio che voi sappiate che ci sono solamente 2 europei a giocare le Crown Championship. Tutti gli altri giocatori arrivano dalla Corea, dalla Cina, dal Giappone e dall'America. Ragazzi, andiamo a vedere subito qua dietro tutto il tabellone già pronto per le gare che inizieranno appunto domenica. E noi conosciamo Coltown 83, l'abbiamo visto, se non ricordo male, a Parigi. Gli Alt Berin, grande Berin, ragazzi, si arrabbia di brutto quando perde. Electrify, anche lui lo abbiamo potuto vedere in una live, mentre gli altri al momento mi sembrano nomi abbastanza sconosciuti per quanto mi riguarda. Però, ragazzi, Lupangi, che è un francese, e Berin, che è un tedesco, sono gli unici 2 europei che faranno valere, diciamo, se possiamo dire così, la
il titolo di campione mondiale, speriamo rimanga perlomeno in Europa. Beh ragazzi, deve essere sicuramente un mega mega eventone, e questo era un video dedicato così per schiarirvi un pochettino le idee su quello che ci aspetta a partire da domenica 3 dicembre dalle ore 11 in diretta sul canale. Io spero ragazzi che vi sia rimasto utile, che lasciate un bel like se ancora non lo avete fatto e che vi iscriviate al canale di Xuder. Noi ci vediamo presto, ciao!